Buongiorno a tutti, 6 dicembre 2019, siamo in via Casal Cermelli, esattamente all'altezza del numero civico 71, in prossimità del passaggio a livello. Gianni, allora, il problema che ci è stato segnalato qualche giorno fa su questo tratto di strada è questo marciapiede. Marciapiede che è un po', possiamo dire, sconnesso. Avrebbe bisogno di, vieni Gianni, facciamo il pezzo di qua, avrebbe bisogno di manutenzione, specialmente anche dal lato opposto. Poi qui il passaggio delle auto crea sicuramente vibrazioni agli edifici che sono qui alla nostra sinistra. Dovrebbe essere una velocità di 30 km sì. All'ora. Abbiamo visto un cartello. Che se vedi le auto che non ce n'è sì. Nessuna che, allora, iniziamo, che viaggia a 30 km all'ora. Iniziamo a far vedere lo stato di questo marciapiede a misura di disabili, no? Sì. Abbiamo letto sulla stampa, professore, no, sul piccolo forse, che Alessandria è un po' problematica per gli accessi agli esercizi commerciali da parte di disabili, però anche il transito sui marciapiedi non è da meno. Sì, direi che è poco curato, se non a volte in certe zone anche inesistente. Guardate anche... Sì, faccio una panoramica anche dal lato opposto. Non so se si riesce a vedere tutto il marciapiede sgretolato, rotto. Ecco. Qualcuno magari obietterà che qui non passa nessuno, però... Marciapiede a confronto di via Rossini... Ah, questo qui è un salotto. Un salotto. Qui abbiamo zona 30, la fine. E un ultimo cenno, secondo me, Gianni. Gianni, vieni qua. E al questo passaggio a livello. Ecco. E tra l'altro questa via Casal Cermelli porta tantissimo traffico, porta e veicola tantissimo traffico per via della tangenziale. No? Sì. E dunque non c'è tregua. Noi siamo stati qui qualche minuto, ma tra camion e macchine c'è un passaggio continuo, continuo. Che crea, oltre allo smog, anche un inquinamento acustico. Sì, anche perché e anche delle vibrazioni che possono disturbare i residenti. Anche la staticità delle case. Però io mi domando, ma con tanti sforzi che sono stati fatti fino a qualche decennio fa, ma non era possibile fare un sottopasso anche... Perché farlo qui quando puoi farlo direttamente da un'altra parte, che sarebbe molto più comodo? Per esempio, dai, illustro. Per esempio dove c'è lo svincolo che hanno fatto nuovo più avanti. C'è solo da attraversare la ferrovia e sei direttamente sul corso acqua, senza fare tutto il giro qui di via Casal. Ah, tu dici fare quindi un bypass? Esatto, adesso poi se vuoi venire a vedere ti possiamo andare quindi a vedere. Quindi lui suggerisce che di abbandonare questa direttrice per prendere la tangenziale, ma passare direttamente da... Come finisce Cabanette poco prima della scuola di polizia, c'è una strada che rimane bloccata da... Ecco, questo potrebbe essere un suggerimento per i nostri, diciamo, le nostre istituzioni. E per concludere bisognerebbe dire questo:
innanzitutto un occhio di riguardo anche a queste zone che sembrano così anche indifferenti a questo sviluppo della città, ma che in realtà sono frequentate e sono percorse da centinaia e centinaia di persone e di mezzi. Quindi il suggerimento di Gianni potrebbe andare in quella direzione, scaricare un pochino, no? Scaricare il traffico di questa zona e evitare appunto quello, tutti gli inconvenienti che abbiamo segnalato, anche perché vabbè, non aggiungo che qui spesso non vengono spente le macchine, i motori col passeggero chiuso, quindi un tasso di inquinamento. Vabbè, insomma, in conclusione. Conclusione Gianni? Boh. Ma sempre devo concludere io. No, vabbè, ci vediamo di rado, almeno quando questi video qui. Va bene. Ma che cosa avete oggi? Concludiamo così. Allora, oggi il nostro Gianni è intrattabile, per cui la conclusione che fa è solo la sua immagine un po' burbera, che però voi conoscete bene. Concludo io, cari saluti a tutti, arrivederci. Alla prossima. Ciao, arrivederci. Ciao.